I lavoratori di Poste Italiane si mobilitano e la protesta portata avanti a livello nazionale ha toccato anche L'Aquila con un sit-in dinanzi alla sede della prefettura. I lavoratori chiedono l'apertura di un tavolo nazionale sulla recente decisione del governo di voler cedere ulteriori quote dell'azienda Poste Italiane S.p.A. anche in relazione agli inevitabili risvolti che tali scelte potrebbero produrre per i cittadini, per il territorio e per i lavoratori, a partire dalla messa a rischio di migliaia di posti di lavoro. Per questo motivo lavoratori e sindacati si sono riuniti in presidio. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dal viceprefetto. L'incontro è andato bene, nel senso che la prefettura porterà le nostre istanze al governo nazionale. Abbiamo spiegato le nostre ragioni, sia di quanto è sbagliato svendere gli asset strategici del nostro paese. Lo abbiamo già visto con tante privatizzazioni che sono state un fallimento in termini di servizi ai cittadini, e su questo posto oggi svolge servizi essenziali. Pensiamo allo SPID che è stato implementato da Poste gratuitamente. Abbiamo spiegato anche le problematiche della nostra regione, delle aree interne. Abbiamo denunciato tante volte ad esempio come le banche, quindi soggetti privati, si sono allontanati dal territorio, spopolando il territorio. Ecco, Poste oggi ancora gli uffici postali dove si può aprire un conto corrente, ci sono servizi, quindi man mano che lo Stato si ritira, il privato si ritira da aree non convenienti, Poste è un presidio essenziale. Ecco, che cosa si rischia nel concreto con questa decisione di voler vendere altre quote? Ecco, svendendo ai privati, ovviamente i privati vorranno soltanto massimizzare il profitto. E per fare questo bisogna magari chiudere quegli sportelli delle aree interne che comunque sono redditivi, ma non così redditivi come vorrebbe il privato, perché il privato non ha presente ad un capitale paziente, cioè vuole subito il massimo del profitto, ma questo a discapito dei servizi che un istituto importante come Poste svolge ogni giorno.